Oui, monsieur, le chef Olivier. Oui, monsieur, le chef Olivier. Oh, oui, monsieur, le chef Olivier. Pow! 1-0. Ortomuso, un po' di ortomuso anche a me una volta, ragazzi. O magari ortomuso con un clean sheet. Partita giocata bene. Abbiamo fatto, direi, il compitino se guardiamo il risultato, però se andiamo un po' a scavare più profondamente, facendo un'analisi un pochino più ampia, è stata una gran partita del Milan. Torino è un avversario che non va sottovalutato, è un avversario che non concede niente, è un avversario che comunque dovunque va, va per fare il risultato. Poi a volte ci riesce, a volte no. A Napoli. E Napoli ha dovuto sputare l'anima per vincere quella partita contro il Torino. Stesso a Juventus. Gol incredibile di Locatelli e hanno vinto 1-0. Noi abbiamo avuto fortuna, probabilmente l'unica occasione che abbiamo avuto nella partita. Cinicità. Cinicità. No, cinismo. Cinismo. Cinismo e freddezza. Abbiamo avuto un'occasione, calcio d'angolo di Tonali, quella tagliata. Un colpo di testa di Krunic, difesa ferma, Giroud l'appoggia a rete, posizione ovviamente regolare. È stata l'unica occasione che abbiamo avuto, ne hanno avuto più loro, e ce la siamo portata a casa. L'abbiamo gestita, abbiamo sofferto, a dire la verità, anche meno del dovuto, perché nonostante abbiamo avuto diverse occasioni, chiare, no. Tatarusanu si sta dimostrando un portiere non ancora totalmente affidabile e la metà di voi saranno in disaccordo con me, ma io la penso così, è la mia opinione, perché anche oggi un paio di palle che poteva tranquillamente bloccare non le ha bloccate. Una c'è la Tomori lì, l'altra c'è la linea di fondo che è andato calcio d'angolo. È un portiere che se gliela spari addosso va bene. Se invece devi fare il miracolo, devi fare il magna di turno, ho molta paura che non sia neanche l'accio della scarpa di Magic Mike. E purtroppo dovremo fare i conti con questa cosa per un bel po' di tempo. Nel Milan c'è chi ha giocato meglio e di solito gioca peggio. C'è chi ha giocato peggio e di solito gioca meglio. È una partita, un infrasettimanale, tosto, noioso, perché comunque abbiamo Roma, Porto e Inter adesso, un po' come quando abbiamo avuto Lazio, Liverpool e Juventus, sì. E diciamo che stasera era la partita a cuscinetto, era la partita che dovevamo vincere usando meno fatiche possibili. E per fortuna, almeno a mio avviso, così è stato. Bene Romagnoli. Mi è piaciuto il primo tempo, ha trovato un giallo che è veramente stupido come cartellino, però il suo l'ha fatto. È vero che non ha avuto grandi occasioni di Torino nel primo tempo, quello va detto. Fernandez l'ho visto meglio, cioè l'ho visto, cioè quest'anno l'ho visto giocare meglio in altri frangenti, un po' in ombra, però anche lì il suo l'ha fatto. Ha messo alcune palle per Leao che non sono state poi state non sono poi state sfruttate al meglio. Bene che sì, benissimo. È una delle migliori partite da inizio stagione. Tonali strepitoso. Krunic meglio. Krunic nel secondo tempo, prima di essere sostituito, ha un po' svalvolato. Ha perso qualche pallone inutile, ha fatto il Krunic. Nel primo tempo però è sacrosanto perché si porta a casa l'assist per Giroud. Quindi diciamo che quello rende la sua partita automaticamente sufficiente. Male Szenemakers. Già col Bologna Szenemakers è stato malino. Oggi è andato peggio. Oggi Szenemakers non mi è veramente piaciuto. Dribbling inutili, tiri inutili, a volte non recupera, a volte non accorcia sui passaggi dei compagni. Non fa, ci sono tante tante cose che non fa. E questo mi dispiace. Poi io sono sicuro,
e qua lo dico, qua lo nego, che se ci fosse stato un sostituto per Sele Meghez, tale Florenzi o Castiglieco, o al massimo spostare Leao a destra, fare Terebic e metterlo a sinistra, Pioli l'avrebbe fatto. Solo che siamo in emergenza, penso, credo che Rebic per la Roma rientri, così come rientra sicuramente Brahim Diaz, e magari andremo a parlare di altre cose. Andremo a parlare di più apporto offensivo sui tre quarti e di un po' più di scelta di chi far giocare avanti, tipo appunto Rebic, Ibra, Giroud, che tutte e tre fa le punte, poi entra per lei, che quello è un caso a parte. Bene Bakayoko, che si va a prendere anche lui un giallo un pochino stupido, però tutto fa. Bene Calabria, non abbiamo sofferto, non ci sono dei giocatori del Torino che abbiamo sofferto particolarmente, tranne forse Sanabria. Sanabria è stato quello più pericoloso, è stato quello che è andato due volte vicino al gol, la prima colpendo una traversa con un tiro al volo, previo fallo presunto su Bennacer, credo, o forse, ma non mi ricordo, la seconda con un diagonale, per fortuna una pisciatina, e da Lusano era uno di quei tiri che vi dicevo prima che non è riuscito a bloccare. Io ho paura perché, ragazzi, quando arriveremo a giocare contro squadre che di fare gol e di tirare in porta non hanno paura, io mi preoccupo. Mi preoccupo perché Zaza e Pelotti di due non ne fanno mezzo, e già Sanabria fa vedere la differenza. Io vado a pensare quando avremo Abraham, Mkhitaryan, Pellegrini, quando avremo riaffrontare il Porto, quando avremo Lautaro Martinez, Zeko, Correa davanti contro. Se saranno così buoni, ma la risposta ovviamente è no. Quindi bisogna fare molta, molta, molta attenzione. Pioli, sufficiente anche lui. Pioli ha fatto una partita, ha dato molta testa in questa partita. Non ha fatto staccare la spina, cosa che è successa nelle ultime tre partite di campionato, e non ditemi di no perché ho ragione io. Atalanta abbiamo staccato la spina nel finale, noi abbiamo staccato la spina all'inizio partita, e col Bologna abbiamo staccato la spina all'inizio del secondo tempo. Oggi per fortuna la spina non è stata staccata, è stata spenta un pochino nel finale, dove sono arrivati veramente più vicino al gol di Torino. Anche lì Milinkovic-Savic, che è saltato in area all'ultimo, quell'occasione del Sanabria lisciato, poi Kier l'ha messa fuori. Siamo arrivati veramente al limite del rischio, e mi ricorda un po' il Milan di fine campionato scorso, dove si arrivava sempre al limite, sempre al rischio, sempre a quasi non pensare di non farcela, poi magari ce la facevamo. Esempio Benevento, il 2-0 del ritorno, anche contro l'Atalanta abbiamo rischiato tanto, però vado a ripescare le partite dell'anno scorso, ma anche col Parma. Detto questo, la partita non ha neanche tanto da dire. Torino mi è piaciuto, è un Torino che comunque merita i miei sentiti complimenti. Torino che esce da San Siro a testa altissima, che non ha da riproverarsi niente a parte quella disattenzione difensiva, che comunque per un piccolo lato non è campanilismo, bisogna anche dare un po' un premietto a noi. E Torino che ha fatto la sua partita, ha fatto la partita che ha fatto con la Juve, ha fatto la partita che ha fatto anche con Napoli, non ha da riproverarsi praticamente niente. Ed è una squadra che comunque, io l'ho anche detto quando ero in live, che tra l'altro domani esce, ne approfitto, Juric è un allenatore insopportabile, però tosto. È un allenatore che a me sinceramente piace. Forse non lo vorrei nemmeno perché magari ha quel, mi manca quel passettino per essere allenatore da squadra top, però secondo me è un allenatore molto valido. Vabbè, io dicevo lo stesso di Pioli, poi si è rivelato tutt'altra cosa. Detto questo, ragazzi, brutta notizia, non è l'infortunio di Manu Turetta, perché quella è una bella notizia, però Roma-Milan farò il post partita e uscirà magari un'oretta dopo, perché sono a vederla allo stadio. Sono a vederla allo stadio perché abita a Roma, adesso vado all'Olimpico a vederla, giustamente, sarà anche così per Lazio-Milan il 22 aprile,
e non mi porta la live reaction perché sto allo stadio. E ovviamente non potrò neanche farvi dallo stadio perché sono da tifosi della Roma, quindi sarà una cosa veramente risicata. Avevo avuto brutte esperienze con i tifosi della Roma e ne ho parlato nel post partita di Atalanta-Milan, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Quindi non ci sarà la live reaction di Roma-Milan, ci sarà però il post partita come sempre. Io anche a cosa pubblicato il giorno dopo e non ve lo cagate, ve lo porto sempre. E poi Porto-Milan dovrebbe essere il 3 novembre. Ora vado, controllo. Anzi, Milan-Porto. Milan-Porto, no, sì, mercoledì 3 novembre vi porto la post partita perché sarò, tornerò a casa in Toscana e quindi farò solo il post partita. La live action invece tornerà sicuramente per il derby, quella come l'anno scorso mi aveva tirato quasi 4.000 views per la live action, purtroppo il derby perso. E poi ci sarà la pausa nazionale dove andremo a affrontare la Svizzera. E nel caso, magari, non fossi di turno a lavoro, non avessi in PC una live reaction di Italia e Svizzera. Quasi quasi. Magari, che ne so, anche andare allo stadio. Chissà. Amici rossoneri, e non, perché so che anche tanti cugini interisti ci seguono e io, anche da opponente, li saluto con grande, grande cuore. Questo qua su Pafari c'è perché la giocherà a pallone. Vabbè. Io saluto tutti i tifosi che ci guardano, mettiamola così. Un grande abbraccio, un Forza Milan, quello più che altro ai nostri. Lasciate like, iscrivetevi e ci si vede domani con la live reaction. E tra l'altro vi consiglio di andare a vedere il video di Assassin's Creed Valhalla che uscirà esattamente tra domani e domani l'altro. E anche oggi è uscito il viaggio, l'abbiamo iniziato su FIFA 18, stiamo facendo, come ben sapete, la rivisitazione della storia di Alexander e della sua carriera, e quindi un'occhiatina mai non fa. Grazie mille, ragazzi. Alla prossima.